1456 re Alfonso d'Aragona concede a Lucrezia d'Alagno, sua presunta amante, l'assenso di poter acquistare la terra di Somma con i suoi casali. Purtroppo, due anni dopo, nel 1458, re Alfonso morì e Lucrezia venne a risiedere qui a Somma e fece costruire questo castello vicino alle prossimità delle mura dell'antica città, vicino alla porta della montagna, anche perché il vecchio castello di origine normanna era di disagevole accesso. Re Ferrante cercò in tutti i modi il figlio di Alfonso di spodestarla, di riottenere la terra di Somma, l'assediò per tanto tempo, cercò di convincerla a Lucrezia, ma alla fine poi donna Lucrezia nel 1461 si allontanò definitivamente da Somma, rifugiandosi a Nole. La storia di questo castello si intreccia pure con quella dei nobili de Curtis, i quali lo ebbero in enfiteusi dal feudatario Cardona, e nel 1800 proprio de Curtis lo ristrutturarono avvalendosi anche delle antiche mura originarie. L'attore comico Totò cercò in tutti i modi di comprare questo castello, ma non ci riuscì.